Manzi alla guida di un sogno, il primo e in questo secondo romanzo che abbiamo presentato a Siena c'è anche una mia prefazione e mi ha fatto molto piacere che lui mi abbia chiesto di farlo, e allora voglio dargli il benvenuto in... Buonasera Lorenzo! Ciao Dario, buonasera, buonasera a Buonasera. tutti. Oh, allora, sono molto contento di dedicare gli ultimi minuti del programma a te e a quello che è stato l'incontro che abbiamo fatto, perché poi, lo dicevo in apertura, non è stato soltanto un incontro tra di noi, che a me ha fatto molto piacere perché finalmente ci siamo visti dal vivo, ma poi ho incontrato anche tanta gente che ama la radio, che ascolta 105, che è un po' una grande famiglia, e abbiamo avuto modo di parlare, di stare insieme. Per cui Lorenzo, io ti voglio ringraziare pubblicamente sia per avermi chiesto di entrare in qualche modo in punta di piedi nel tuo romanzo, che è molto bello, lo ricordo, Con gli occhi del lupo, adesso tu ce ne parli un po' velocemente, e poi anche di avermi fatto incontrare tanta gente che altrimenti è complicato vedere dal vivo. Allora Lorenzo, parliamo un po' del romanzo. Parliamo del romanzo, niente, il romanzo è la Ti storia, sento che sei un po' emozionato, eh? Lo sento che sei un po' sì, emozionato, sì. molto, no, parlare con te, dunque, questi 2 giorni che abbiamo passato insieme sono stati veramente eccezionali, sei una persona No, fantastica. ma non voglio, guarda, non voglio complimenti, no, non dire niente. Io ci siamo voluti bene, siamo diventati veramente amici, e di questo sono molto contento. Però è bello quello che si è creato come famiglia legata alla radio anche, no? Sì, molto, molto bello. È un legame che ci unisce e ci fa forza l'un con l'altro. È vero, è vero. E quindi, niente, L'occasione è stato il diciamo tuo che... libro, questo libro. Quando è che me ne parlasti la prima volta del secondo romanzo? Dunque, il secondo romanzo è stato verso giugno-luglio, Ok. quella mattina che portavo il book all'editrice. Mandai un messaggio in diretta, eri la mattina insieme a Ilenia, e niente, ti mandai un messaggio, mi richiamasti, mi mandasti in onda. Ne parlammo e nell'occasione ti chiesi di fare da presentatore padrino, poi successivamente ti ho chiesto di fare la prefazione, Sì. perché avevo bisogno di una persona sincera, schietta, e quindi pensai a te. Quella mattina abbiamo parlato di questo romanzo, di questa storia, di questa amicizia ai limiti della fantasia che nasce fra un uomo e un lupo. Esattamente, che è un animale selvaggio che difende il suo territorio, ma che ha anche modo di amare e di imparare ad amare. Molto. Ed è una storia, lo dico al volo, molto bella perché è una storia di rivincita. Io l'ho scritto nella prefazione, di rinascita, e io consiglio di leggerlo a tutte le persone, in generale a tutti, ma a tutte le persone anche che nella vita pensano di aver avuto una battuta d'arresto definitiva, e in realtà la vita ha sempre altri scenari, no, Lorenzo? Sì, molto. Gli scenari si aprono di fronte a dei massi insormontabili, all'apparenza sembrano insormontabili, ma si può trovare Una via una d'uscita. scorciatoia, una via d'uscita per andare avanti, ricominciare una vita e ricominciare a sperare in qualcosa di buono. Senti Lorenzo, intanto io ne approfitto perché tu in questo momento sicuramente avrai modo poi di confrontarti con tutte le persone che stanno ascoltando questo momento, anche le persone che ascoltano normalmente Radio 105. Il libro è edito da... Il libro è edito da Extempora Edizioni, è una piccola casa editrice di Siena. Ok, e si E trova anche online sui vari si trova distributori anche digitali. online. Diciamo che all'esterno della provincia di Siena si trova soprattutto online, però si trova anche tramite le case di librerie, basta ordinarlo, richiederlo, e loro poi a sua volta lo ordineranno alla casa editrice, e quindi disponibile ad arrivare in tutta Italia. Si chiama Con gli occhi del lupo e l'autore è Lorenzo Macucci. Chiuso momento promozione libro, ti voglio dire, ma quanto abbiamo mangiato a Siena? Mamma Ma mia, che c'ho ancora il schifo! cinghiale che sta qui Sì, io continuo a ruttare, comunque volevo dirlo anche in maniera molto elegante, oxfordiana. Sì, devo dire che ieri sera vedevo le stelline, tornato a casa mia a Milano, ho digiunato perché dopo quello che abbiamo fatto, però quanto siete stati carini. E poi volevo ringraziare anche Mirko, che è un altro ragazzo, ascoltatore della radio, che ieri ci ha raggiunto così al volo, correndo per trovarci, visto che io facevo un po' di storie sul mio Instagram, e ha voluto offrirci il pranzo in un posto, cioè veramente meraviglioso. Grazie mille Mirko, se stai ascoltando, è anche un tuo momento. Lorenzo,
Io ti auguro che questo libro possa avere il successo che merita, e soprattutto il terzo libro che scriverai, se non lo scrivi su di noi della radio, vengo lì e ti do una testata. Va bene? Cioè dobbiamo essere protagonisti. È vero che al volante di un sogno ho accennato un po' la storia, quindi vediamo quello che si può fare, dai. Sì, oddio, è una storia un po' complicata, cioè non mi far fare personaggi No, tranquillo. Va bene. Senti, salutami anche Chiara, che è stata accanto a noi sempre. Te la saluto volentieri, ha detto che è innamorata pazza di te. Ecco. Peccato che non sia tripa per gatti. Platonico. Va bene, sì, certo, in senso platonico, perché altrimenti non. Ascolta, faccio un saluto velocemente a tutti quelli che erano presenti la sera, sabato sera. Vai. In particolare devo ringraziare la mia editrice Francesca, ma soprattutto Doriana, perché mi ha minacciato di pubblicare un video mio. Sì. Che non la saluto, quindi devo salutarla e tutti gli altri esauriti, gli altri amici. Doriana, che io ho soprannominato in un modo non carinissimo. Però non lo dirò qui in roba, perché sono le 22:50, potrei anche dirlo, ma non lo dirò perché sono un signore. Comunque ascolta, Doriana, prego, fai gli altri nomi al volo. Monia, Claudia, Francesco del The Rock, Gallo, Andrea, Carla, tutti gli altri che erano presenti. Va bene, Lorenzo, grazie ancora per il tuo così bellissimo modo di entrare in empatia con me, e speriamo che ci siano altre occasioni per vedersi e scambiarsi tutto l'affetto che ci siamo dati. E questa lo dico a tutti gli ascoltatori della radio, noi siamo così, cioè la bellezza di questa radio è che si può creare veramente un'amicizia anche con una voce che magari ascoltate per qualche minuto alla radio. Grazie Lorenzo, buona serata, buonanotte. Grazie Dario, buonanotte a te, buona serata. Ciao caro. Ciao, a presto, ciao. A presto, grazie mille, noi siamo